Con il canto a Maria si sono aperte le celebrazioni in onore della Natività della Vergine, un altro anno di festa dentro al tempo della pandemia, che seppur non ha raccolto la moltitudine a cui negli anni scorsi eravamo abituati, ha unito i cuori e nelle persone accorse al santuario ha reso presenti anche tutte le preghiere di amici e parenti rimasti a casa. A guidare il rosario della sera del 7 settembre, come da tradizione, il vescovo di Sora Cassino Aquino Pontecorvo, Monsignor Gerardo Antonazzo, che ricorda come 4 secoli fa il popolo della sua diocesi si affidò proprio alla Vergine Lauretana nel tempo della peste e da essa fu salvato. Ringraziando ancora una volta la Madonna di Loreto per il dono e la grazia di essere qui a pregare e ringraziarla da circa 4 secoli ininterrottamente. Abbiamo sempre cercato di mantenere vivo l'atto di gratitudine alla Madonna di Loreto per quella grande provvidenza materna con la quale ha difeso tutto il territorio della diocesi dalla terribile peste, una delle tante pesti che soprattutto in quei secoli avvenivano di frequente. Ma ahimè, anche oggi siamo dentro una situazione difficile, qual è la pandemia, e tutti siamo qui per dire innanzitutto grazie in tutte le parrocchie del mondo, in tutte le nostre comunità cristiane. In questi quasi 2 anni sempre ci siamo affidati alla Vergine Maria. E a chi? A chi se non a lei come madre di Cristo e madre della Chiesa potevamo rivolgere il nostro affidamento, la nostra supplica, la nostra filiale fiduciosa invocazione. Cari amici, facciamolo ancora una volta qui questa sera. Non dimentichiamolo che per noi essere fisicamente qui è grazia. Tanti altri lo avrebbero desiderato, lo desiderano. Interpretiamo questi desideri e attraverso di noi rendiamo presenti al cuore e ai piedi di Maria il desiderio di tutti i nostri fratelli e sorelle, dire questo corale grazie alla Vergine Madre, perché anche se tra prove, paure, restrizioni, rinunce, sofferenze e anche tante morti, non è mancato e continua ancora il suo patrocinio, la sua presenza materna che è custodia e vigilanza sui suoi figli. Crediamolo, celebriamolo con la preghiera e facciamolo diventare restituzione, rendimento di grazie a lei, invocando ancora la sua permanente presenza. Mentre riecheggiano le litanie lauretane, le preghiere dei pellegrini vengono bruciate nel braciere. Le candele, che per la prima volta dopo l'inizio della pandemia fanno la loro ricomparsa in piazza, sono luci della preghiera silenziosa, di una preghiera che non si può fare processione, come ha ricordato l'arcivescovo di Loreto, per osservare le norme di sicurezza, ma che si fa presente quale segno di unità e devozione alla Vergine Lauretana. Noi siamo qui perché siamo già nella grande festa del compleanno di Maria. E festeggiare il compleanno di una madre significa sentirsi fratelli. Grazie della vostra presenza, di questa testimonianza di fede che da quasi 400 anni si rinnova. E mentre pregavamo, chiedevo al Signore che questa
fedeltà che si rinnova di anno in anno da quasi 400 anni ricada in benedizione su ciascuno di voi e su tutta la diocesi con il dono delle vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie e al sacramento del matrimonio. Ecco, spero che Maria ascolti la nostra preghiera e la nostra supplica e doni alle nostre comunità ecclesiali i necessari evangelizzatori perché questa fede, come la candela che portate in mano questa sera, non si spenga mai, ma illumini sempre il nostro cammino, il cammino delle future generazioni, dei ragazzi e dei giovani in modo particolare.